Salve a tutti, Franz, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Ennesimo annuncio in pompa magna di nuovi upgrade PlayStation 5. Pazzeschi, guagliò, pazzeschi. Sta per arrivare di tutto e di più. Ma i giochi? Cioè, ragazzi, dopo a me mi accusano di essere uno che non gli va mai bene niente, uno che si arrabbia, uno che fa solo la polemica. Però io dopo, quando parlo ore, ore, ore sui miei canali e motivo quello che dico, quello non lo sente nessuno. Allora, capiamo un po' la situazione perché a molti la situazione probabilmente non è chiara. Sony ha annunciato una nuova console portatile, PlayStation Q, come si chiama, non dovevo manco sapere. Fantastica, dalla funzione eccezionale, ovvero tu ci puoi giocare dentro casa in remoto con PlayStation 5. Portatile. Cioè, portatile significa che io la console la prendo, vado in giro e gioco. Perché Sony non ha proposto una nuova PSP, una nuova PS Vita? Allora, premetto a dire una cosa. Io ho comprato la prima PlayStation nel 2002 a 18 anni. La PlayStation 2 e da là le ho prese tutte. PlayStation 2, PSP, PS3, PS Vita. PlayStation 4 e PlayStation 5. Sono sempre stato un ultra Sony. Per me le Xbox manco esistevano. Tutte le Xbox che sono uscite negli anni non l'ho mai manco preso in considerazione. Perché sono sempre stato un ultra Sony. Quello che sto vedendo ultimamente, ragazzi, è scandaloso. Cioè, la gestione dalla PS4 Pro in poi di Sony è una vergogna. Che bisogna dire? Bisogna dirlo perché è una vergogna, ragazzi. PS4 Pro è una console che non ha nessun senso di uscire, esce, la gente se la compra, ma se la compra più grave, quelli che già hanno PS4, convinti di fare chissà quale upgrade, e si ritrovano in mano una console che dovrebbe far girare i giochi in 4K, quella e quell'altra, una console che non fa niente di tutto questo. Va benissimo, e hanno speso 400 € e Sony incassa. Esce PS5. Tutti compriamo PS5, l'ho presa a marzo o a febbraio del 2021, pensate un po' voi, 3 mesi dopo l'uscita. Solo nel 2021 Sony aveva promesso una marea di giochi esclusivi PS5, Gran Turismo 7, God of War, di tutto, Horizon Forbidden, solo PS5. Tutti i giochi tramutati anche in versione old gen, quindi castrati, noi ci giochiamo roba castrata e intanto ci hanno fatto comprare la console, giustamente. Poi Sony dice: non vi preoccupate, arriverà nuova roba. Allora, cosa arriva? Controller DualShock Edge. L'oggetto più inutile della storia. Che gente si è comprata. Perché è un controller che costa 240 € il prezzo di 3 giochi al Day One, il prezzo di una Series S, il prezzo di una Nintendo Switch. Ci compri un controller che è un controller che può avere qualsiasi funzione che ti può parere. Serve per chi gioca a livello professionistico. C'è gente che io conosco che gioca peggio di me. Ci sa mettere mano ai giochi peggio di me. Se andate a comprare il controller per mettere la foto su Instagram, mi sono comprato il pad DualShock Edge. E mo gioca come gioco col DualShock vecchio perché non ci sa mettere mano. Perché se ti inizia a inerpicare nei settaggi e tutto, non capisci niente. Quello lo usa chi gioca a alti livelli. Costa 100 € di più del pad Xbox Elite, che a detta di tanti, andate a vedere su YouTube le prove, è meglio, nonostante 100 € di meno. Ennesima dimostrazione come Microsoft ti fa giocare, perché Microsoft, dalla signora che vedete qua, Series S, che ti costa 250 €, Microsoft ti sta facendo giocare alla next gen con una spesa esigua. Sony no. Sony dice: vuoi giocare con me? Cacci i soldi e ti sti zitto. Esce questo pad, quella è la grande novità. Noi stiamo tutti gli anni a giocare nulla. Praticamente ad oggi su Sony PlayStation 5 ci sta Returnal. Next Gen, che è un gioco assolutamente di nicchia per chi gli piace quel genere e sono pochissimi. Ratchet & Clank, che è un gioco per i ragazzi più giovani, perché già se c'hai 25-30 anni non giochi a Ratchet & Clank. Questo ci abbiamo noi di Next Gen. E basta. Vogliamo parlare delle cuffie, le cose, le Pulse 3D che c'ho qua dietro? Cuffie di 100 € dette da tanti fenomeni, fanno paura, compra, tu non ti rendi conto. Un audio 3D assolutamente normale. Io ho le cuffie che mi ha mandato Fine, cinesi. Cioè, nel surround si sentono meglio delle Pulse 3D, solo che io su PS5 non le riesco a regolare bene nell'audio di uscita quando faccio i video, se no userei quelle. Cuffie Pulse 3D gracchiano di continuo. L'audio 3D è buono, ma non è niente di trascendentale. C'hanno un microfono di merda, assolutamente ingestibile. Il microfono peggiore che ci sta. A 100 € ci uscivano fior fiori di cuffie. Io le ho comprate perché avevo dei buoni da smaltire su GameStop e ho dovuto prendere per forza qualcosa. Ho preso le cuffie.
altrimenti non le comprate mai. Cuffie assolutamente che non valgono 100 euro, ma manco 60 euro, 50 è quello, poi vale. Tutta la gente se le comprate, l'hanno fatte passare come cuffie della Madonna e non lo sono. Aspettate, quindi cuffie iper costose. Esce il PS VR, PS5 VR 2, oggetto straordinario. 600 euro di VR, però c'è la tecnologia, compralo, vivrai delle emozioni uniche. Esce il VR, dopo 6 mesi non escono giochi. Sono uscite quelle 4 fetecche iniziali, a parte Gran Turismo, che è l'unico gioco forse implementato bene, il resto non è uscito niente. È stato fatto comprare i ciucci che si comprano tutto di Sony, perché il problema qual è? Che Sony, prima che fa qualcosa, già c'è il ciuccio che se lo va a comprare. Capito dove sta il problema? È come Apple, gente compra roba di Apple, anche le cazzate, giusto per far vedere che c'è la roba dell'iPhone. Roba che non serve un cazzo e costa il triplo di una Samsung, di altre marche che sono migliori, va a finire, però costano di più. Costa di più quelle dell'Apple, perché dice, tutte nelle cose Apple, devi pagare. Il VR è una minchiata epica, nessuno lo supporta, nessuno sta creando giochi di qualità. 600 euro, tutti i ciucci che l'hanno spese. Aspettate, ma arrivi il bello. 2023 non esce un cazzo. Spider-Man 2 già è stato ampiamente visto che è un gioco molto simile a Spider-Man Miles Morales, quindi di next gen non c'ha nulla. Questa è la next gen di quest'anno di Sony, Spider-Man 2. Almeno Microsoft c'ha la decenza di farci uscire Starfield e Forza Motorsport nuovo. Non lo paghi neanche se c'è il Game Pass, almeno questo. Microsoft sta puntando a comprare gli studi per fare giochi migliori, per cercare di dare un futuro videoludico migliore. Sony sta pensando a non fare giochi, perché invece di impegnarsi a far uscire i giochi coi controcoglioni solo per la next gen, sta impegnando a fare degli oggetti costosi che la gente si compra. Esce questa PlayStation Q. Q, che cos'è? Una console per giocare in streaming a casa. Ma ci vuole il coraggio, ragazzi, a comprare una roba del genere. Ci vuole a 220 euro, ci compri la Series S, ci compri un volante, ci compri la Nintendo Switch. Per giocare a... ma però se devo andare al bagno, almeno mi porto la console. Quindi praticamente io al bagno ci vado per cacare e per pisciare, mi devo portare la console, devo spendere 220 euro, no? Questa è la filosofia Sony. E gente che dà pure corda, ha detto, no, è utile, vado al bagno, oppure mi metto sul divano. Ti metti sul divano, ti piazzi la TV avanti e giochi con la console. Cioè, per stare dentro casa devo giocare con la console portatile e spendere 220 euro. Ma che cazzo te da dì, voglio? Ma non è una presa per il culo questa? Cioè, 220 euro per giocare in casa. Se era una console portatile, ero il primo che se la comprava. 220 euro per giocare dentro casa. Ma ci vuole la coccia. A 1080-60, che praticamente la gente ha fatto i miracoli e compra le televisioni 4K, ma deve tornare indietro e giocare a 1080-60 con la PlayStation portatile e pagarla pure fior fior di soldi. E ci sarà una miriade di gente che la comprerà, ragazzi. Questa è la cosa grave, che la comprerà. Se quelle non se le compri nessuno, vedi che rimane là la console. Le cuffie. Dopo la fetecchia delle Pulse 3D, mo ci sta le cuffie Pulse Elite 3D, che è il microfono. Non oso immaginare che fetecchia saranno pure quelle, 150 euro. Le cuffie quelle là da orecchio, che sempre Sony fa e le vende a 90-100 euro, 220 euro. E tu vedi quanta gente, le stesse cuffie che c'hai, Sony normali che funzionano uguali, solo perché ci sta scritto PlayStation, vedete quante se le compreranno. Ecco perché Sony fa i soldi, per tutta la gente ciucci che ci sta all'omone e si compra pure la merda. Questo è il problema, se sta roba che esce nessuno se la compra, vedi che Sony, sai che dici, sai che è? Iniziamo a fare i giochi. No, che dopo 3 anni, mo scadono 3 anni, a novembre sono 3 anni che è uscito PS5, noi non abbiamo un cazzo di next gen per giocare. Niente, fa tutto schifo. Tutti i giochi vecchi di merda con intelligenza artificiale talmente schifosi che non si può giocare. A Sony, per fargli invertire il trend e fargli iniziare a fare i giochi, ragazzi, bisogna metterli in crisi economica. Allora vedi come inizia a fare i giochi Sony. Da qui l'anno prossimo. Mo esce PS Slim, l'anno prossimo PS5 Pro. Ennesima minchiata epica. Ne ho parlato in 1700 video, ho detto PS5 Pro, non c'è proprio motivo di uscire. Perché sarà una console potente come una Series X, poco di più, quindi la differenza non ci sarà. Per giocare poco meglio il 4K upscalato di PS5, quindi non sarà un 4K nativo manco là. Per giocare poco meglio quello, una console che andrà a sostituire un modello che ancora viene minimamente sfruttato, che ancora dà minimamente il 100% di quello che può dare,
per far spendere altri 400-500 euro ai ciucci che, nonostante c'hanno PS5, mo' andando a comprare pure la Pro. Posso capire che non ce la dici, ma aspetta la Pro e vabbò, e mi compro quel. Tanti ciucci si compreranno la Pro oltre alla PS5 per far vedere, per poter dire, come mettere il nome Gran Turismo, su Gran Turismo, Donio Fraccazzi, YouTube, PS5 VR, PS5 Pro, perché sa pensa che la gente fa, oh, si fregno, c'è il VR, c'è la PS5 Pro. Questo è il mondo, ragazzi, che si va a inserire nello stesso discorso della moda di ieri e nello stesso discorso che faccio sempre. Sony è diventata una ditta che prende per il culo i suoi clienti. Ti spinge ai limiti per farti comprare tutta la merda quando ti sposti il focus su quello che è veramente la realtà. Che noi da 3 anni abbiamo una console next gen che non serve a un cazzo, che non ci dà un cazzo, che non ci fa giocare un cazzo e che non serve a niente. E Sony è concentrata a fare console portatili da casa, cuffie di musica che costano molto meno nel modello normale e te costa 3 volte di più perché ci sta scritto PlayStation, e puttanate come i VR e le console Pro per farvi cacciare la moneta. Se nessuno se le comprasse queste cose, vedi che Sony si mette a fare i giochi e in 3 anni ti esce pure la santa casa. Invece no, i remake di 10 anni fa, 80 euro, questo fa Sony, capito? E non è una presa per il culo. Boh, ditemelo voi, ciao, aglio.